Atomo? Noi ci conosciamo, abbiamo, l'ho intercettato molte volte, è una persona fantastica. Oggi presso il nostro istituto si tiene questo incontro importante per il 31° anniversario dell'uccisione di Giovanni Panunzio. L'associazione Panunzio incontra gli studenti della nostra scuola e anche rappresentanze di studenti di altri istituti della città di Foggia per parlare appunto di legalità, di uguaglianza e di rispetto dei diritti. Senz'altro una vicenda che è in cattedra nelle nostre scuole perché racconta di una pagina plumbea, triste della nostra storia. Foggia innanzitutto raccontiamo che è un territorio benedetto da Dio e anche da Padre Pio e dalla Madonna dell'Incoronata, ma soprattutto anche Foggia si deve anche riscattare di questo silenzio consenso. Mi spiego, sembra che la società civile non reagisca in tutto quello che accade in questa città e anche in provincia, e credo che cittadinanza attiva e partecipazione sociale attraverso il risveglio anche delle coscienze, attraverso anche i ragazzi delle scuole che sono il primo presidio, no? Perché la cultura è quella che salva in questi territori, soprattutto di reagire a tutte le forme di crimine che si sono consumati in questa città. Oggi qui c'è un testimone e il testimone è un cittadino di Foggia che ha pagato con la propria vita, che ha rinunciato a pagare il pizzo e quindi con la schiena dritta, e questa è la testimonianza che deve edificare tanti foggiani a reagire ad ogni forma di sopruso.